è giunto quel momento della settimana in cui porto un video nella Coral SMP. Esatto, siamo ritornati nella Coral SMP. E prima di iniziare dovreste lasciarmi anche un bel LIKE, che significherebbe like. Dunque, ho fatto un bel po' di progressi, da un sacco di tempo che non ci gioco. Anzi no, cavolata, ci gioco quasi sempre nella Coral SMP. Ho fatto un po' di mining off camera. No, stavolta ragazzi, non è scherzo o altro, letteralmente farmato. Potete vedere dal mio playtime che dallo scorso video ad oggi, 2 giorni, 1 ora e 16 minuti di gameplay, quindi ho nerdato abbastanza. Ho voluto prepararmi tutto per bene e stavolta, oh, tra l'altro non ho fortuna 3 sul piccone. Però non è un problema. Tra l'altro ho fatto RTP e ho trovato... Ah già, è già stata lootata. Ok, è già stata lootata questa città. Dunque, vi devo assolutamente mostrare i progressi che ha fatto la nostra base, ok? In questo momento io e altri teammates del mio clan abbiamo migliorato l'estetica della base. E non solo, abbiamo aumentato anche la produzione. Abbiamo qui la nostra farm di cetriolini e abbiamo qua degli spawners. Abbiamo qui degli spawner di maiali. Poi giustamente le cose sono più o meno rimaste le solite. E qui, se non sbaglio, da questo lato dovremmo avere la nostra nuovissima farm, che è ancora in fase di sviluppo, sarebbe la farm di cactus. E sta cosa, diciamo, è croccante. Ho visto che un sacco di giocatori stavano facendo questa farm, quindi ho deciso di farla pure io. È tutto stato ispirato da voi, ragazzi, sappiatelo. Se non fossi stata per quella stream che ho portato un paio di giorni fa, dove visitavo le vostre basi, nella mia testa non sarebbe mai entrata questa cosa. Diciamo che da queste farm ci puoi profittare un bel po'. Ho visto gente fare una cosa come 200.000 dollari in men che non si dica. Ma perché spawnano mob? Ah già, è vero, perché se mettiamo le torce è un problema, ma a sto punto mettiamo le ste torce, non ha senso manco tenerle così, cioè, nel senso, mantenere la base in questo modo non ha più senso. Mettiamo tipo la glowstone, metto la glowstone un po' qua, un po' là, però se la metto qui giustamente vicino allo spawner non mi spona nulla. Però uno spawner di maiali, allora sì che spona, non c'entra nulla. Diciamo che abbiamo fatto un bel po' di progressi e di questa cosa ne sono veramente ma veramente felice. Però il titolo dice una cosa molto particolare, ok? Diciamo, questa è una parte che volevo assolutamente mostrarvi. Non vi mostravo la base del clan da un sacco di tempo. Andando nella mia casa, ok? Giustamente torniamo nella mia maison. Possiamo notare che non è cambiato nulla. Se non per questa cosa. Ok, io sono entrato. Ho visto sto cartello qui e mi sono chiesto, ma che devo fare qua? Allora, giustamente, sono arrivato qui. Io pensavo fosse un troll, no? Perché ho letto, ciao Carpi, leggi il libro qui sotto. E ho letto, magari è un membro del mio clan che giustamente mi ha aiutato a costruire la base. Pensavo fosse stato Itel o sono Magic, uno di loro due, perché sono stati gli unici a venire in questa base. Ho aperto la chest e ho visto questi libri. Io ho letto, ok, devo leggere. Io non so leggere. Ogni libro è intitolato in questo modo. Penso che abbiano provato a scrivere, però su Coral, per una ragione, non ho ben capito il perché, non ti permette di scrivere sui libri. So dove abiti. Ho detto, bro, qua sono morto. Vieni a queste coordinate. Ho letto sto pezzo e allora ho detto, ok, va bene. Sta tranquillo, nessuno che mi sta pedinando. Non ti ho toccato nulla, tranqui. Ti voglio solo parlare, sono pure iscritto. E poi ci sono delle coordinate. Io non ci sono ancora stato, ok? Perché ho voluto registrare, io registro qualsiasi cosa. E tra l'altro, sì, non mi ha letteralmente toccato nulla. È rimasto tutto così com'era. Non ha toccato nulla. E non so chi sia, magari è un fan davvero, vuole fare uno screen, non lo so. E in caso lo registro. Comunque, basta con le parole, direi che possiamo anche metterci in viaggio. Io direi che possiamo provare a fare un bel RTP per vedere se magari mi posso avvicinare il possibile a quella base. E... certo, con l'RTP mi sa che non ci arriverò. Riproviamoci un attimo. No, non ci arrivo, non ci arrivo. Riprovo ancora. No, non ci arrivo. Fatemi mettere magari un waypoint. Metto un waypoint per capire un attimo qual è l'RTP migliore. Ok ragazzi, ho messo il punto e... ok, di sicuro qua non ci arriveremo mai. Ora, devo trovare il metodo per arrivarci senza spendere 30 anni di vita per 55.000 blocchi. Ok, ragazzi, eccoci qua, finalmente. Dopo, vabbè, non è che ci abbia messo così tanto, perché a forza di fare RTP per l'armi, correre verso una direzione, ce l'ho fatta. Siamo arrivati, quasi. Siamo a 300 blocchi di distanza, come potete vedere. E io sono pronto, nel senso, mi sono armato perché non so se sia una trappola. Se è una trappola, meglio. Se invece non è una trappola, è nulla, è un video che è andato. Magari qualcuno che vuole fare screen, quindi vabbè, non si sa mai, mai dire mai. Lo metto nel video comunque, perché tanto sto cercando di raccimolare qualche clip. Sono curioso di scoprire un attimo cosa sia sta cosa. Per me è una base, non è che mi hanno regalato tipo le coordinate di una base, la posso ridare. Content, finalmente. Let's go! Io ho tutto pronto, perle alla mano in caso dovesse esserci un dirupo. E non ho feather falling perché, ripeto, ho perso la mia armatura, quella principale. Qua non ci sta nulla. Ok, scendiamo ancora allora. Voglio vedere se magari ci sta un qualcosa. Abbasso un attimo gli FPS e vedo se ci sta qualcosa o qualcuno. Cosa c'è lì? Glow squid. Allora, se notate che le coordinate in questo video saranno censurate, vuol dire che è un qualcosa di... ok, ci siamo.
Allora, come stavo dicendo, se notate che le coordinate di questo video sono censurate, è perché è un qualcosa di particolare. Nel senso che magari è un qualcuno che vuole fare scream. C'è qualcuno comunque qua. Marlo di Tap. Se invece è un qualcuno che proverà ad uccidermi, sappiate che io rilascerò le coordinate. Lo vedrete tutti. Perché ti sei shiftato? So benissimo che sei qui. Non è la base di qualcuno che vuole uccidere. Dov'è? Fermi, fermi, fermi. Oh! Senti, non è una classica visita. Mi sembra strano tutto ciò. Ciao! Che ci fai qui? Anzi, non sei... Fermi, allora, è una situazione abbastanza cringe in questo momento. Allora, calmo, allora, aspetta. Io ho ricevuto le coordinate. Non sei tu ad avermi lasciato un libro con delle cords? Immagina se sono piombato in una casa così a caso. Io ho ricevuto il libro, ragazzi, eh? E fino a prova contraria, il punto era questo. Bella base. Ok, una farm di alghe, bella. E qua cosa c'è? Un'altra farm di alghe, ok, ok. Ti ricordi di quel ragazzo che ban... Aia. Ti ricordi di quel ragazzo che hai bannato in un tuo video? Quale dei tanti video? Quale dei tanti video? Ma queste sono tutte shulker, eh? Para comune. Ah, un bel po' di roba, però. Il video dove c'era... Dove c'era un fan dove ti insultava e ci... In su... Bro. Il video... Il video dove c'era un fan dove ti insultava e citava. Ok. Quello scorso video, sì, ovvio. Ho fatto io il content. Sì, sì, ricordo benissimo. Allora, la base è abbastanza croccante. Spawn di pig, spawn di iron golem. Posso vendere? Io vendo illegalmente, vendo tutto. Stavo farmando questo. Chissà da quanto tempo qua a risparmiare tutto. Ma io, allora, io vorrei chiedergli un attimo, ok? Ma scusa, sei un iscritto o... Ok, dovrei crederci. Cosa ci faceva un libro? Cioè una serie di libri messi in base mia. Ho le coordinate della tua base e del tuo team. Quindi sei stato tu a lasciare le coordinate. Però volevo che venivi qua per parlare e poi devo farti vedere una cosa. Per parlare di cosa? Non voglio parlare con te, con una persona che mi ha chiamato in un modo abbastanza spregevole. Io voglio andare, non voglio stare qua. Comunque anche lui, vedete, anche questo ragazzo c'ha la farm di cetriolini. Dovrei perdonarlo comunque quel ragazzo. Magari ha smesso di citare. Ti ho insultato perché è così. Non ti consiglio di bannare. Ehi. Fai bravo. Se mi banni, rientro e ti grifo tutte le vabbè. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ah, il fatto che lui stia rosicando. Ecco cosa mi è entrato nell'occhio. Oh, basta col... Oh, mi colpisci un'altra volta. Facciamo un PvP estremo. Faccio saltare tutta la tua base. Non mi interessa. Ok, cringe. Comunque, cosa volevi mostrare? Cosa volevi mostrarmi? Ma questo non è italiano. Cosa volevi mostrarmi? È italiano dire cosa volevi mostrarmi? Cosa avevi intenzione di mostrarmi? Vabbè, raga, non so più parlare italiano. Forse di vivere a Londra. Datemi un motivo per cui non dovrei far esplodere la sua base. Io posso semplicemente sanzionare. Quindi volendo lo posso sanzionare. Se si mette a citare, ovviamente. Però è blacklistato, quindi non so perché sia rientrato. Volevo mostrarti una cosa che sta vicino alla farm di alghe. Ok, andiamo. Ok, io per sicurezza sto registrando. Ok, ragazzi, sì, registro. Dove è andato? Farm di alghe, penso che sia qua. Bello sto sistema. Bello, bello. Ah, questa è la farm di alghe. Ok, bene, bene. Oh! Mi stavo stirando, guarda. Ti pareva che non capitasse sta roba. Non ci credo. Ora va la spacca. Oddio. Dov'è? Mi sono dimenticato che non c'è blast protection io. Oh no, sono pure il livello della bedrock. Cosa devo fare? Oh mio Dio. No, non ho ancora texture pack, non vedo nulla, bro. Aspetta, no. No, devo mettermi la texture pack, non vedo nulla. Non ci capisco nulla. Ok, devo provare a uccidere in questo modo. Oh mamma. E vabbè, ma... No! Ma sta facendo saltare pure a casa sua. Cos'è? Ho trovato un piccone. Grazie del tuo piccone. Ma è pazzo, ma chi è? No, raga, non ti faccio chiesa più da troppo tempo. Sono arrugginitissimo.
No, 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 ho pochissimi totem. Ho pochissimi totem e nulla, sono morto. GG ragazzi, è stato un piacere, è stato un piacere. Un piano, un piano, un piano, un piano, un piano, piano. No, 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 non ci credo, quanto è veloce. Ora, 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 ora. No, 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 no. Cosa? Sono in video, sono in azione. Dopo, dopo, arrivo, arrivo. Sì, ho detto sì, 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 vado io, vado io. Ecco, è nulla. Ah, ho perso. Io sono stato interrotto mentre stavo cercando di uccidere questo ragazzo. Boys, abbiamo buone notizie, ok? In questo momento sì, abbiamo perso la nostra roba e avevo intenzione di chiudere il video qua. Si è scoperto che questa persona è una persona che aveva bypassato il ban, ok? Quindi ha bypassato una persona che era stata blacklistata e farò in tempo reale questo ban. E proprio in questo esatto momento andrò ad eseguire il comando che lo porterà ad essere esiliato da questo server Minecraft. Uno dei momenti più soddisfacenti di questo video. MCG, Marlo... Dov'è? Eccoci. Ehi. Comunque ti ho battuto easy. Prossima volta non scherzare con noi. Sì, sì, certo. In che senso con noi? Comunque ti ho battuto easy. Prossima volta non scherzare con noi. Senti, lo ban e basta. Allora, banniamolo. Slash ban. Marlo di tap. Evasione ban. Ora penso di aver scatenato una guerra e devo assolutamente spostare tutto, sia la base del mio clan che la mia di base. Ora non so se la base del clan sia vera sta parte. Anzi, sapete una cosa? Non andrò a spostare nulla. Facciamo che loro verranno in base mia e poi in futuro vediamo chi è il boss di questo server Minecraft.